Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Vagrant Story. Continuiamo subito la nostra avventura, continuando l'esplorazione di questa ultima parte, diciamo della zona, tra virgolette, nuova che abbiamo raggiunto nella scorsa puntata. Allora, nella scorsa puntata abbiamo affrontato il boss, se non ricordo male. Evolviti o muori. Allora, un secondo. Qua devo fare druido. No, cos'era? No, no, aspettate. Qual era l'incantesimo per formare? Ecco. Fissate. Vabbè. Forse mi sa che devo mettere prima una pietra. Se no non ci riesco. Un attimo. È un paio di giorni che non gioco effettivamente a Vagrant Story e già mi ritrovo un pochino confuso. Esatto. Tempo 29 secondi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oddio. Ok. Purtroppo questo attacco che mi fa parecchio male. Però diciamo è l'unico attacco che effettivamente mi permette di essere un po' più incisivo. Anche se in realtà magari posso fare così. No, stun. Paralisi. Utilizziamo subito l'oggetto che è questo, la lacrima di Yggdrasil. Bene. Troppo veloce. Di nuovo. Allora, mi ha dato neanche il tempo. Beh, è fondamentale curare subito la paralisi perché sennò, come potete vedere, l'avversario si comincia a curare in maniera. Olè. Mentre invece così ci resta secco. Curiamoci HP. Anche se non andiamo full, ci basta comunque. Benissimo, avere bene o male i tre quarti degli HP. Qui non so se effettivamente c'è qualcosa o qualcuno. Credo di no. Anche se non credo forse di dover andare da questo lato. O forse sì. Che dovrebbe essere crepato. Ora non mi ricordo più effettivamente dove dovevamo andare, ragazzi. Non me lo sto ricordando. Bene, fuori. No, è rimasto vivo. Ok, qua dovrebbe. Esatto. Affronto l'altro. Ok.
Ah sì, dovevamo andare di qua, giusto, perché la porta è quella blu. Cioè, nel senso, nella mappa è blu, quindi vuol dire l'uscita dalla zona. Ok, mi sono ricordato bene. Abbiamo esplorato tutto, quindi non credo di dover fare altro. Salvo, visto che non avevo salvato, cioè ho salvato praticamente nel salvataggio di stato dell'emulatore perché dovevo staccare e quindi dovevo andare subito fuori, mentre invece adesso facciamo il salvataggio classico, salvataggio normale e continuiamo la nostra avventura. Ora qua non so effettivamente dove in realtà io mi trovo. Dovrei trovarmi, se non sbaglio, dall'altro lato dall'altro lato della cittadina dove non potevamo andare prima, se non sbaglio. Vediamo se è così. Allora, qui Ah, qui si ci può andare, mentre invece qua è bloccato. Ok, con la chiave inversa, una cosa del genere. Non lo ricordo tantissimo comunque il gioco, eh. Cioè, veramente ho delle che okay, facciamo piano piano così. Benissimo. Curiamoci. Nel frattempo stiamo diventando dei maghi delle chain della spada a una mano. Che diciamo non è difficilissimo effettivamente. Però dovrei forse imparare anche le altre. Ah, forza su. Ma questo quindi riesce. Va? Cioè, non riesco a fargli niente. Io gli abbasso la forza. E che facciamo? Continuiamo a fare forza giù, forza su, forza giù, forza su. Ah, ecco, vedi, ora riesco a colpirlo. Ciao. E ora mi dà la magia. No, manica a maglia. Organizza, aspetta. Getta la fasciatura perché tanto non mi interessa e mi prendo la manica di maglia. Facciamo il giro tutto attorno, voglio vedere effettivamente. Esatto, qui è dall'altro lato dove praticamente non ero riuscito ad andare prima, no? Quindi dove c'erano prima il cardinale, la zona dove ha ucciso quel tizio. Ora io vorrei vedere una cosa, se vado di qua, dove spunto? Ecco, un filmato. Sydney. Che mi stia facendo una trappola?
Tecnica particolare. E quindi sì, abbiamo scoperto l'esistenza del Gran Grimorio. Qua c'è la porta non si apre da questo lato, ok? Mentre invece qua noi non vuole aprirsi, quindi da qua noi per il momento non possiamo andare. Bene, torniamo indietro. Non possiamo fare altrimenti. Oddio, e tu? Fatto 7 chains. Questo poverino fa una brutta fine. No, troppo veloce. Bene. Non ha fatto neanche in tempo a scendere, poverino. Ok. Ah, ecco, qui si può andare da un altro lato. Infatti stavo notando. Forse qui c'era l'altra fonderia, l'altra armeria. Ah no, qui è da dove Sidney praticamente se n'era andato. Ma ci posso andare? Sì, che ci posso andare. Però non so effettivamente se devo andare di qua. Bello. Cosa ottengo? La radice del vero. Pensavo un'altra cosa. Non vuole aprirsi. Ah, invece di qua si apre. Ok, allora aspetta. Io da qua per ora non ci voglio andare. Perché sicuramente qui dovrò andarci per tramo. Voglio andare dove c'era quella piattaforma di prima. Quella piattaforma fluttuante di prima. E voglio vedere effettivamente dove mi può portare. Perché no, se non ricordo male, qui dovrebbe esserci un'altra fonderia. Madonna, ma ci sono rispawnati di nuovo. Diciamo che ormai le chain riusciamo bene o male a farle tranquillamente. Almeno con la spada ho preso il ritmo ormai, diciamo. Ah sì, eccolo di nuovo.
Sì, quindi respawnano. Porca miseria, che... Che rottura di scatole. Respawnano proprio. Vabbè, aspettiamolo. Tanto arriverà qua lui. Quindi lo aspetteremo. Gli faremo la magia per debilitarlo. Ecco, mago. Degenerate. Forza giù. Bene. Vabbè, lui si ripompa, ma non mi interessa. Io lo ributto giù adesso. E adesso è alla mia mercé. Scimitarra, non male. Qua forse, se non sbaglio, ritorniamo nella parte di prima. Quindi forse abbiamo sbloccato una sorta di checkpoint. Sì, esatto. Qui ritorniamo nella zona di prima, dove c'è praticamente l'armeria, quella che abbiamo utilizzato all'inizio del gioco. Ecco, qui abbiamo ancora un altro dei soldatini. Che non riesce completamente a muoversi. C'è qualcun altro. Eccolo. Mi leva pochissimo. E adesso facciamo noi i bei danni. Ecco, troppo veloce, però ormai dovrebbe, esatto, radice del vero. Ecco, qui dovrebbe essere l'armeria, esatto. Però qua, se non sbaglio, possiamo lavorare soltanto il metallo e bronzo e ferro, quindi neanche più di tanto possiamo fare. Per cui torniamo indietro, non ha senso, visto che io comunque adesso ho delle spade o comunque degli oggetti di altra fattura. Se vi faccio vedere il mio equipaggiamento, abbiamo la spada di Agane, se non sbaglio, sì, di Agane. Quindi abbiamo però preso una scimitarra di ferro. Questa già potrebbe essere interessante, solo che avendo tutte le altre armi in bronzo, non riesco ovviamente ad ottenere nulla di realmente interessante. Tant'è che adesso io volevo... No, ho sbagliato. Ecco, modifica. Volevo disassemblare la culeo. E volevo anche disassemblare l'ascia da guerra. Perché queste comunque sono armi in bronzo. E sinceramente non fanno per me. La lancia praticamente è full, la spada praticamente devo ripararla però. E infatti, scimitarra di ferro, questa per ora la tengo, poi possibilmente la unirò con qualche cos'altro. La lancia, e mi prendo la lancia, così faccio magari un po' di pratica con la lancia. Ritorno all'interno ovviamente dell'armeria e mi riparo le armi, perché è giusto che sia così. Io mi ero praticamente scordato questa cosa. Ripara. Tutto l'equipaggiamento è stato riparato. Io mi ero letteralmente dimenticato il fatto di dover riparare l'equipaggiamento. E veramente non ci avevo pensato più. Fortuna che mi sono accorto nell'inventario appunto la situazione in modo tale da poterla risolvere. Oddio. Vedete, veloce, devo imparare.
Beh, è forte la lancia comunque. Gambali leggeri di ferro, quindi questi sono buoni. Le cose di cuoio possiamo anche buttarle. Sì. Perché tanto... Ecco, gambali ad anelli, adesso ho addirittura i gambali di ferro, che sono decisamente più forti. Non male come drop questo. Diciamo che della lancia è solo il primo colpo quello che mi viene un po' difficile, a dire la verità, perché i restanti colpi mi vengono abbastanza bene, cioè mi viene bene colpire. Vedete? Cioè riesco... Manica d'anelli, gambale ad anelli di ferro addirittura. E la manica di maglia di bronzo. No, non mi interessa, gli altri li possiamo buttare. Ah, ok, la limit della lancia ho sbloccato. Due colpi, la lancia comunque è bella forte. In due colpi riesco a fare tanta roba. Questa era la pedana che praticamente prima era bloccata. Ecco, ora ricordo. Questa era la pedana che prima era bloccata quando noi siamo arrivati nella prima parte diciamo, del gioco. Ora sto iniziando un attimo a ricollegarmi. Allora, di qua, no, qua è dove siamo arrivati noi, quindi no. Quindi bisogna andare di qui. Esatto, poi di nuovo di qui. E ci sono ancora amici nostri. Dannato. Vedete, il primo colpo mi trae in inganno. Mi trae in inganno il primo colpo perché fa l'inizio veloce. Oh, questo da dove è spuntato? Fa l'inizio veloce, no? Avete visto che fa tipo l'inizio veloce? E poi successivamente si blocca quando va a fare l'altro, il secondo colpo. È come se si bloccasse per poi ripartire, no? E quindi io vengo fregato, da quella movenza. Allora, andiamo da questo lato. Qua vediamo se è respawnato di nuovo il soldato. Sì, è respawnato. Purtroppo per me. Ecco qua però. Cerco di stare attento. Ok, ce l'abbiamo fatta. Addirittura 115. Come mai così tanto? Con questa lancia, madonna, 115 cura. Che figata. Buono. Così sono praticamente full. E andiamo verso la nuova zona. Una nuova zona per noi. Che dovrebbe essere, se non sbaglio, un'altra sempre sottoterra, purtroppo. Ah, esatto, queste sono le, tecnicamente le catacombe, là cos'erano, non mi ricordo. Una cosa simile. Quindi effettivamente qua dovrei vedere se effettivamente questa lancia va bene o utilizzare la Magnolia Frau che abbiamo ottenuto qualche puntata fa. Perché qua, come potete vedere, adesso abbiamo, vedete, i mostri praticamente che sono tutti non morti. Quindi vediamo se effettivamente la Magnolia Frau in argento addirittura mi permette di essere un po' più incisivo. Vediamo che cosa succede.
Eppure non tanto, eh. Vediamo magari prendendo qualche... Ho lasciato le notifiche accese e qualcuno si è iscritto al canale, quindi chiunque sia apparirà all'interno del video, ragazzi, veramente grazie di cuore. A parte che io non vedo la notifica, quindi non posso sapere chi sia, però sappi che ti ringrazio comunque. Ah, ma qua mi colpisce solo al 50%. E allora aspetta. È troppo veloce. E anche qua all'altro braccio gli toglievo di più. Quanto mi ha tolto? Oddio, mi stava disintegrando. Assurdo, ho lasciato le notifiche aperte, ragazzi, veramente piccoli errori che ho fatto senza volerlo. Non so se dal video si vedrà la notifica appunto della persona che si è iscritta. Beh, da un lato potrebbe anche essere una cosa carina. Questo addirittura 35%, non morto. Ma io dovrei avere l'incantesimo forse. Vediamo forza giù. Forse se gli faccio la forza giù... Lo riesco a colpire. Ma sempre 30, 37%. Se non lo colpisco... Olè. Però dai, bene o male riesco a fare qualcosa di danno. Devo ovviamente prendere le misure con questi nuovi mostri, perché come potete vedere devo prendere appunto delle misure di sicurezza quasi. Allora, esploriamo questa porta, vediamo cosa c'è. Oddio, un boss adesso no, però. Non sono pronto. Ah, il granchietto. Aspetta, questo era con l'attacco acqua. Allora, aspettate un attimo. Allora, oggetti. Equipaggia. E al posto della Magnolia Frau andiamo giù di... Ma si sono azzerati i pipì? Perché si sono azzerati i pipì? Ok, ritorniamo con la spada. Va bene. E dopodiché modifichiamo perché devo incastonare le gemme. Ecco, nella spada corta ho il Brave Heart che vorrei togliere per accrescere di poco l'affinità con l'acqua. Ora lui è un mostro di tipo acqua. Questo piazzare su uno scudo. Vabbè, allora lasciamo Brave Heart qui. E sullo scudo invece mettiamo. Ecco, a posto del White Queen mettiamo il Mana Breaker, cioè che mi permette di evitare il 20% degli attacchi magari magici. Successivamente andiamo nelle Break Arts, no Break Arts, scusatemi, nelle abilità. Perché nelle abilità di difesa qui adesso mi serve Reflect Damage, Reflect Magic, ecco, Wind Breaker. Io credo, non ce l'ho, ok. Va bene, mi ricordavo di avere... La possibilità di parare. Bene, non faccio nulla qua. Allora, innanzitutto facciamo forza down, che a lui può essere inflitta. Poi, dopodiché, ecco, acqua bubble.
Bene, restituiamo il danno, che ovviamente non viene considerato. Druido. No, Pyroguard. Non mi serve. Mago. Ecco, aumentiamo l'equipaggiamento suo. Addirittura l'80% di riuscita mi dà. Quindi potrebbe addirittura fallirmi. Allora, ricuriamoci. Ecco, adesso come potete vedere almeno qualcosa di danno riusciamo a farla. Riduciamo il risk, così magari aumentiamo un po' di probabilità. Troppo veloce. Però io ho messo già lo status veleno. No, troppo veloce. Allora, oggetti. Ripristina 25 MP. Sì, ripristiniamo 25 MP, così magari. Che per dopo mi possono servire. Ecco, acqua bubble. Ah, quindi è danno fisico l'acqua bubble. Ottimo. Quindi dovevo diminuire il risk. Troppo veloce. Però fortunatamente ha. Oh, sconfitto. Dai, non è stato difficile. Volevo dire appunto che nel frattempo avrei voluto magari rimettere la forza down. Però siccome ancora stavo facendo danni, sicuramente non ne avevo avuto la possibilità e soprattutto non ne avevo il bisogno di doverlo fare. Oh, classe nuova Daredevil. HP più 5. Figo. Bulbo curativo, elisire, grimorio. Grimorio contenente le magie Luftfusion. Accresce l'affinità dell'arma all'aria. Dell'arma all'aria, ok. Perfetto. E abbiamo sconfitto il boss. Ora io sinceramente vorrei trovare magari una zona dove magari poter salvare. Così salviamo. Ora, se non ricordavo male, forse ora che ci penso, è perché. No, aspetta, modifica. È perché ho riparato l'equipaggiamento. Può essere che è per questo che ho perso tutti i PP. Eppure nella lancia mi sono rimasti, quindi non capisco. Non capisco perché ho perso i PP nella spada. Cioè. Boh, vabbè. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è qui. Oh, una fase di salvataggio, ottimo. Per cui, qui adesso salvo. Io direi che per il momento possa essere tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e ovviamente ci vediamo alla prossima.